Buonasera a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati, sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Io vi do il benvenuto sulla tradizione antica. Siamo giunti al nostro appuntamento settimanale con pillole di criminologia. Siamo arrivati al 13° episodio e stiamo parlando dei crimini seriali. Oggi è la seconda parte sui crimini seriali e, come vi avevo detto, avremo parlato dello stupro e in particolare vedremo una delle prime classificazioni degli stupratori, che è lo stupratore per compensazione. Si tratta di un crimine chiaramente orribile, su cui c'è veramente poco da scherzare e da ridere, e uno, lo vedremo, dei crimini più commessi che ci sono. Ma prima di andare a vedere questa sezione di pillole di criminologia, io voglio dirvi cosa potete fare per il canale. Ormai lo sapete, iscrivetevi al canale, e quando vi iscrivete, mi raccomando, fatelo con la campanella, è importante per rimanere aggiornati sui nuovi video. Infine, cosa dirvi? Mettete un like al video se questi video vi piacciono, in modo che io sappia di poter continuare a fare i video preferiti che voi preferite sul canale. Andate anche a visitarci sulla nostra pagina Facebook, andate a visitarci sul nostro gruppo Telegram, seguiteci, iscrivetevi anche lì e magari ditemi quali sono gli argomenti di cui volete parlare in pillole di criminologia. E infine diventate followers della nostra pagina Instagram, anche su Instagram ci trovate come La Tradizione Antica. Detto questo, detto tutto, io ora vi lascio alla nostra sigla e poi ci ritroviamo qui per parlare dello stupratore per compensazione. Bentornati dunque dopo la nostra sigla, io sono Luigi Giuba, oramai avete imparato a conoscermi bene, e prima di andare a parlare dell'argomento di oggi io voglio ricordarvi che nelle librerie, nei migliori bookstore online e in edicola, La Pedagogia Criminale, verso la necessità di un approccio pedagogico alla criminologia. Si tratta di un volume che io ho scritto, dove ho raccolto tutti quelli che sono i passaggi pedagogici, dove tento di dimostrare che la pedagogia è una scienza che potrebbe essere molto utile in supporto alla criminologia, in particolare anche per la riabilitazione del soggetto criminale, per la riabilitazione di una vittima, quindi per l'assistenza post-traumatica alla vittima e anche per la prevenzione al fenomeno criminale. Io vi metto in descrizione al video il link per poter acquistare il libro, così potrà arrivare comodamente a casa vostra. Ma adesso andiamo ad occuparci di un argomento molto serio, lo stupro. Come vedremo oggi parleremo un attimino in linea generale dello stupro e poi parleremo della prima categoria dello stupratore, che è lo stupratore per compensazione. Cos'è lo stupro? Lo stupro è uno dei crimini seriali più commessi al mondo e spesso, purtroppo, tra i crimini meno denunciati. Infatti, le vittime di stupro tendono a non volersi rivolgere alle autorità e sono tanti i motivi, sono davvero diversi. La vergogna, la paura di non essere credute, la paura di ritorsioni da parte dello stupratore o anche la paura del giudizio morale da parte della società. Quest'ultima paura è molto importante da valutare, dobbiamo spenderci un secondo, perché in effetti è qualcosa a cui va incontro ogni vittima di stupro. L'esempio più banale è una donna in minigonna vestita in modo avvenente, lo stupro se l'è cercato. Questa è una cosa che si sente, purtroppo, ahimè, dire ancora spesso, che fa parte sicuramente di una cultura misogina e maschilista come quella in cui viviamo. Questo perché quando una donna veste in modo avvenente o provocante non vuol dire che voglia necessariamente avere un rapporto sessuale, non è questo quello che vuol dire. La provocazione
l'azione con il vestito non viene fatta per richiamare l'atto sessuale, e soprattutto la donna è un essere vivente, e quindi ha diritto di decidere se avere o non avere un rapporto sessuale con una persona. Non esistono motivi per protrarre violenza. Un altro motivo è: la donna era ubriaca, beh, è stata stuprata, vuol dire che se l'è meritato, la prossima volta non si ubriaca. Se andiamo su Facebook a vedere i commenti di alcune notizie di stupro, quello che leggiamo purtroppo, ahimè, è questo, ed è una cultura che dobbiamo imparare ad abbandonare, perché finché continueremo ad avere questo background culturale, gli stupri continueranno a non essere denunciati, e non denunciare uno stupro, come vedremo, vuol dire provocare altri stupri, vuol dire esattamente questo, perché spesso lo stupro è un crimine seriale e quindi lo stupratore non si ferma se non viene arrestato. Quindi, nel momento in cui spingiamo con la nostra cultura una donna a non denunciare, stiamo spingendo uno stupratore a commettere ancora il proprio reato, a reiterare il proprio reato. Che cos'è lo stupro, quindi? Erroneamente si ritiene che sia una prerogativa del genere maschile, ma non è così. Esistono anche stupratori, o meglio stupratrici femmine, anche se le dinamiche sono piuttosto diverse, lo vedremo nel corso delle varie parti in cui affronteremo lo stupro come crimine seriale. Le dinamiche sono piuttosto diverse da quelle dei maschi, tuttavia non sono rare anche le stupratrici femmine. È un reato che viene ancor meno denunciato, o a volte viene denunciato quando lo stupro è nei confronti di un soggetto che non abbia ancora raggiunto l'età della maturità sessuale, quindi del consenso all'atto sessuale. Lo ricordiamo, in Italia è di 14 anni per quanto riguarda una persona, tra virgolette, un adulto normale, mentre per quanto riguarda un adulto che nei confronti del minore abbia un ruolo di natura educativa oppure di tutoraggio, in quel caso è 16 anni, perché si considera l'influenza educativa, appunto, che l'adulto può avere nei confronti di un minore, quindi l'età si alza a 16 anni. Sulla base, ecco, una cosa importante da dire è che anche in questo caso il contesto culturale porta un po' meno spesso alla denuncia di una donna che commette uno stupro nei confronti di un minore di 14 anni. Questo perché? Perché se un uomo commette uno stupro nei confronti di una ragazzina di 12-13 anni, viene considerato immediatamente un pedofilo, un pervertito e qualcuno assolutamente da combattere. Ahimè, purtroppo, la cultura maschilista non ci dice la stessa cosa di un ragazzino di 12 o 13 anni, che quando stuprato da una donna, e lì bisogna fare attenzione perché la nostra legge ci dice che a 12-13 anni non si ha l'età per prestare un consenso ad un rapporto sessuale. E invece la nostra cultura dominante, ribadisco, non ho paura di dirlo, misogina e maschilista, una cultura che ci porta a dire che un ragazzino di 12 o 13 anni che è stato con una donna di 30 anni, in un certo senso è fortunato, è stato svezzato al sesso da una donna più matura. Questo è purtroppo anche in questo caso un bagaglio culturale che ci portiamo dietro, ed è un bagaglio errato, perché un ragazzino di 12 o 13 anni che va a letto con una donna adulta è un ragazzino che porterà con sé dei traumi di natura sessuale, che potranno verificarsi in determinati modi, in tanti modi, e non bisogna pensare al contrario che sia stato un ragazzino fortunato. Anche questa, scusatemi, era una parentesi necessaria. Sulla base del nostro ordinamento penale, quindi, lo stupro indica tutti quegli abusi di carattere sessuale perpetrati con o per mezzo di violenza, minaccia o astuta persuasione, indipendentemente dalla relazione tra aggressore e vittima. Questo è un estratto dell'articolo 609 del Codice Penale della Repubblica Italiana. Quindi questa è la classificazione legale dello stupro. Legalmente lo stupro è questo. Il 609 poi è composto di vari articoli, per cui c'è il bis, il ter, il quater. Mi soffermo un attimo
attimo sul 609 quater, che è l'abuso sessuale nei confronti di soggetto minorenne. Ecco, importante per la terminologia. Se in criminologia noi parliamo di stupro, per la legge italiana non esiste il reato di stupro, esiste il reato di abuso sessuale. Questo perché la legge è generale ed è astratta, quindi non può indicare specificamente lo stupro, perché altrimenti alcuni atti verrebbero meno, non potrebbero essere perseguiti. Quindi si parte dalla definizione più generale di abuso sessuale, che può compersi in molti modi. È recente una sentenza della Corte di Cassazione che dimostra che anche un bacio sulla guancia strappato con il consenso e con un evidente intenzione di natura sessuale può costituire il reato di abuso sessuale, può configurare il reato descritto dall'articolo 609. Mi sono soffermato sul quater per dirvi che nel caso del 609 quater si parla di abuso su minore. Vediamo velocemente la differenza tra un adulto e minore. Nel caso di un reato commesso nei confronti di un adulto, quindi di una donna stuprata o di un uomo stuprato, il reato è perseguibile a querela di parte, cioè è la persona offesa, è la vittima che decide se denunciare o non denunciare il reato. Attenzione però, perché è uno di quei rarissimi casi del codice penale in cui, nel momento in cui viene sporta la querela per stupro, la querela non può più essere ritirata. E questo serve sia per evitare ritorsioni nei confronti della vittima da parte dello stupratore, che quindi la tampina e le fa sapere che se non ritira la querela le farà ben di peggio, sia anche per evitare, per cercare di limitare quelle situazioni in cui l'accusa di abusi sessuali viene formulata per vendicarsi di una determinata cosa. Quindi non è esistito il reato, ma viene fatta l'accusa, viene protratta l'accusa per vendicarsi di una determinata situazione. Ecco, in questo caso il fatto di non poter ritirare la querela nell'intenzione del legislatore dovrebbe servire a scoraggiare una falsa denuncia di abuso sessuale, come dovrebbe servire a scoraggiare eventuali ritorsioni dell'abusante nei confronti della propria vittima, cercando di farle ritirare la querela. Viceversa, nel caso del 609 quater, cioè dell'abuso sessuale su soggetto minorenne, si procede d'ufficio. È un reato perseguibile d'ufficio, cioè vuol dire che non è necessaria la denuncia da parte della vittima o dei familiari della vittima, ma qualora l'autorità giudiziaria venisse a conoscenza del reato, il reato è perseguibile d'ufficio. E qui faccio una piccola parentesi per tutti i miei colleghi e anche per tutte quelle persone che lavorano nel sociale e che prima di essere educatori, prima di essere psicologi, prima di essere assistenti sociali, prima di essere operatori sociosanitari, prima di essere qualunque figura voi siate da un punto di vista lavorativo, siete incaricati di pubblico servizio. Un incaricato di pubblico servizio, se viene a conoscenza di questo reato, non deve indagare per scoprire se è vero, ma deve immediatamente fare una segnalazione all'autorità giudiziaria, esponendo i fatti così come li ha conosciuti. Questo è un obbligo che deriva dal fatto che l'incaricato di pubblico servizio ha un mandato diretto da parte della pubblica amministrazione, e questo mandato prevede anche delle responsabilità civili o, come in questo caso, penali per omessa denuncia nel momento in cui si decida di non segnalare. L'informazione per i miei colleghi la trovate all'articolo 331 del codice di procedura penale. Dunque, andiamo avanti nel capire cos'è lo stupro. Secondo invece Holmes e Holmes, e qui ci avviciniamo invece a quella che è proprio la definizione criminologica dello stupro, quindi vi è un offender che aggredisce una vittima da un punto di vista sessuale. E secondo Holmes e Holmes, da un punto di vista criminologico, gli stupratori vanno divisi in base al loro profilo socio-psicologico. Gli autori identificano quindi quattro profili degli stupratori. Qua stiamo parlando di maschi, perché poi vedremo che quando affronteremo lo stupro da parte delle donne saranno differenti i profili. Lo stupratore per compensazione, lo stupratore per rabbia, lo stupratore per esercizio di potere, lo stupratore sadico. E in questa prima parte, in questo primo video, andremo a vedere proprio lo stupratore per compensazione, cioè il primo tipo identificato da Holmes e Holmes.
Si tratta di un soggetto che in realtà non è molto violento e aggressivo, in genere è scarsamente dotato di competenze sociali, non è un soggetto che brilla per intelligenza, soprattutto quella che è l'intelligenza sociale, è un soggetto molto ritirato, che non ha grossi rapporti con le persone, non ha una grande vita sociale. Ha un senso di autostima piuttosto basso, ecco perché ha una scarsa vita sociale effettivamente, e ha sensazioni di inadeguatezza. Pertanto, questo è importante, lo scopo dello stupro è quello di aumentare la propria autostima tramite l'atto sessuale, superando quindi la sensazione di essere un perdente, dominando un altro essere umano, cosa che gli dà la percezione di essere un soggetto importante. In pratica, questo tipo di stupratore è uno stupratore che soffre il proprio senso di scarsa autostima e di inadeguatezza e lo compensa, ecco perché è detto per compensazione, aggredendo e dominando un altro essere umano, e questo gli dà la percezione sia di essere importante sia di superare quella sensazione di fallimento e di perdita che lui prova per la sensazione di inadeguatezza e per la bassa autostima. Lo stupro quindi ha questa motivazione, il vero movente dello stupro è esattamente questo. Quindi non è l'atto sessuale in sé per sé, anche perché, come vedremo, hanno dei problemi da un punto di vista sessuale questi soggetti, ma è la compensazione del senso di inadeguatezza. Come detto, non si tratta generalmente di un soggetto molto violento e quindi raramente usa delle armi. E spesso, quando le usa, se le procura nella casa della vittima stessa oppure sul luogo del delitto, quindi nel momento in cui entra in casa della propria vittima, se vede che la vittima si ribella particolarmente, prende un coltello da cucina e glielo punta addosso. Non è uno stupratore che in generale tende a utilizzare le armi o comunque a procurarsene una e andare in giro con un'arma. Uno stupratore invece che può portare via dei trofei, spesso prende una collana, degli orecchini o degli anelli, e il comportamento durante lo stupro è indice delle sue fantasie sessuali, quindi sottrae dopo lo stupro alla vittima un regalo, qualcosa per sé, qualcosa che tiene per sé, che è un trofeo appunto per lui, e nello stesso tempo, mentre commette lo stupro, tutte le azioni che va a commettere sono azioni che in qualche modo danno un'idea di quelle che sono le sue fantasie sessuali. Questo è importante per costruire un profilo dello stupratore, quindi nel momento in cui troviamo una persona che per compiere lo stupro adotta un comportamento, può sembrare strano ma ahimè succede, un comportamento romantico, allora sappiamo qual è la fantasia sessuale dello stupratore. Non è un soggetto violento, quindi difficilmente alzerà le mani durante lo stupro, però per esempio potremmo sapere quanto è forte il suo livello di inadeguatezza, perché spesso chiede, può chiedere se gli piace alla vittima quello che lui sta facendo, se lo sta facendo bene, e questo fa parte ancora delle fantasie sessuali, oppure può chiedere alla vittima, può vestire la vittima in un determinato modo, può metterle un rossetto sulla bocca, può fare tutta una serie di azioni che ci rivelano qualcosa sul suo profilo criminale. L'ascolto della vittima, quindi l'intervista alla vittima, è fondamentale per comprendere il tipo di soggetto che abbiamo di fronte. Nei confronti della vittima assume atteggiamenti gentili e spesso premurosi. Può sembrare qualcosa di macabro, ma effettivamente ricordiamo che quest'uomo non stupra per dimostrare un potere, non è un sadico e non stupra neanche perché prova della rabbia nei confronti delle donne. Il suo unico obiettivo è quello di compensare la propria frustrazione, il proprio senso di inadeguatezza, e nel farlo cerca anche di essere gentile nei confronti della propria vittima, quasi non rendendosi conto che sta commettendo un atto terribile nei confronti dell'altra persona. Sceglie vittime della sua stessa età o comunque della sua stessa etnia, difficilmente un bianco andrà, uno stupratore per compensazione bianco andrà a colpire una donna di colore, difficilmente uno stupratore per compensazione di colore andrà a colpire una donna bianca.
Nei giorni, no, scusate, oltre a questo colpisce spesso delle donne che conosce, che sono conosciute anche di vista e che vivono nei pressi del luogo in cui lui stesso vive, oppure nello stesso luogo, nei pressi del luogo in cui lui lavora. Quindi ha un'area geografica molto ristretta questo tipo di stupratore. Ce ne accorgiamo appunto dal profilo e dall'intervista alla vittima. Quando ci troviamo di fronte a questo tipo di stupratore, sappiamo che l'area geografica è molto ristretta e quindi il profilo geografico ci porterà a cercare il soggetto ignoto all'interno di una stretta cerchia chilometrica, perché lì vive o lì lavora. Nei giorni successivi allo stupro può ricontattare la vittima per accertarsi del suo stato di salute, quindi questa premura, questa gentilezza che lui ha durante lo stupro va oltre il gesto criminale in sé, al punto da ricontattarla proprio per capire se la vittima, per esempio, che ne so, durante la colluttazione ha sbattuto la testa o si è tagliata, se si è rimessa, se sta bene. E non soltanto, quando la ricontatta, essendo convinto che la vittima si sia divertita, ho scelto questo termine non a caso, ho scelto il termine divertita proprio per far capire qual è la mentalità di questo soggetto, lui ritiene che quello sia stato un rapporto sessuale normale e quindi, convinto che la vittima si sia divertita, può promettere di tornare a trovarla, ed è infatti uno stupratore, uno di quegli stupratori che può violentare nuovamente la stessa vittima. In alcuni soggetti, quando ci troviamo di fronte a vittime piuttosto deboli, vittime che non solo non riescono a denunciare, abbiamo visto che non è una questione di debolezza il non denunciare, ma ahimè è una questione di scontro con una cultura sociale, quando però ci troviamo di fronte a vittime piuttosto deboli, piuttosto povere anche da un punto di vista cognitivo, ahimè purtroppo lo stupro può portarsi avanti per molto tempo, può essere ripetuto e reiterato sulla stessa vittima per molto tempo. Generalmente l'intervallo tra gli stupri è piuttosto breve, si aggira tra 1-2 settimane, quindi è uno stupratore che può mietere tantissime vittime su un territorio nel giro di poco tempo. Considerate che ci sono 52 settimane in un anno, quindi lo stupratore può compiere in un anno tra i 20 e i 50 stupri. Il soggetto ha sovente delle disfunzioni sessuali, come ad esempio l'impotenza, oppure malattie sessualmente correlate che riguardino però la potenza sessuale. E come la maggior parte degli stupratori seriali, continuerà a commettere il reato se non viene fermato. Questo l'abbiamo visto, è una delle caratteristiche del crimine seriale, è una caratteristica che in qualche modo ci conduce al fatto che gli assassini seriali devono necessariamente passare per l'arresto per poter essere, scusate, i criminali seriali devono necessariamente passare per l'arresto per interrompere la loro attività criminale. Detto questo, io vi ho detto praticamente tutto per quanto riguarda questa prima parte sugli stupratori. Non perdete il prossimo episodio, dove andremo a guardare un nuovo profilo dello stupratore, che è lo stupratore per rabbia. E altra cosa importante, io vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un like e se avete dei commenti scrivete nei commenti, io vi rispondo. E con questo io vi saluto, vi mando il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi e ciao a tutti, alla prossima!